abbiamo già detto, per il prossimo mese di luglio il Comune di Bedogna, in collaborazione con la cooperativa Proges, organizza il centro estivo rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 6 agli 11 anni. Il centro vuole essere un luogo ed uno spazio a valenza educativo-animativa nel quale dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di vivere il tempo libero e di una vacanza in un'ottica di vita di gruppo e socializzazione. Ci saranno attività ludico-laboratoriali, esperienze all'aperto, pittura su carta con varie tecniche, costruzione di oggetti e giochi, giochi di relazione, conoscenza e cooperazione, attività di gruppo finalizzate alla collaborazione e alla socializzazione. Il tema conduttore sarà l'animazione teatrale. Oltre alle quotidiane attività svolte all'interno del centro estivo, sono poi previste durante ciascuna settimana di centro estivo due uscite presso la piscina comunale di Bedogna e due uscite a cavallo. Per informazioni e iscrizioni, vi ricordo, entro il 7 di giugno, rivolgetevi all'ufficio scuola del comune di Bedogna chiamando anche lo 0525 824 148. Affrettatevi. Ancora un successo per il film documentario Alta Via dei Parchi, viaggio a piedi in Emilia-Romagna, che è stato recentemente presentato a Rimini. Dopo l'appuntamento di Ravenna, il documentario che promuove il nostro Appennino, partendo da Berceto sino alle Marche, è stato proiettato con un grande successo anche al cinema Tiberio di Rimini, nell'ambito della rassegna di documentari Doc in Tour, curato dalla Regione Emilia-Romagna, Daffice Emilia-Romagna, DER Documentaristi Emilia-Romagna e Fondazione Cineteca di Bologna, progetto Fronte del Pubblico. Tutto ciò nell'ambito del programma Alta Via dei Parchi. Il film vede Enrico Brizzi, viandante e narratore, in cammino lungo le 27 tappe che da Berceto si snodano lungo il crinale appenninico, attraversando ben 8 parchi naturali per giungere sul piano sommitale del Monte Carpegna in vista dell'Adriatico. Si terrà domani mattina dalle ore 9 in poi una caccia al tesoro organizzata dalle scuole elementari di Borgotaro in collaborazione con l'ufficio turistico. I ragazzi, circa 40, passeranno di volta in volta davanti a 10 luoghi di importanza storica e monumentale del centro per poi giungere a Palazzo Tardiani per la chiusura. Il punto di incontro sarà Piazza Manara, come vi dicevo poco prima, delle 9. Ed ora siamo alla pagina dedicata allo sport, oggi ci occupiamo di calcio. Sabato vi avevamo parlato di due importanti incontri per la salvezza del Compiano, per la sua permanenza in seconda categoria, e per la Valtarese per poter giocare anche il prossimo anno in promozione. Ahimè, purtroppo entrambe le squadre, pur avendo giocato e avendo davvero data l'anima per riuscire a mantenere la loro posizione, non ce l'hanno fatta e entrambe retrocedono. Fine stagione amaro per le squadre di calcio della Valtaro Valceno. Dopo i play-out, anche la Valtarese in promozione e il Compiano in seconda categoria hanno subito la medesima sorte di Fornovo e Bardi in prima categoria, ritrovandosi anch'esse retrocesse. Alla Valtarese, che doveva disputare lo spareggio in un'unica partita in casa degli avversari, meglio piazzati nella regular season, non è bastata una grandissima prova d'orgoglio. Sotto per 1-0 alla fine del primo tempo per il gol realizzato da Bini al 30esimo, i ragazzi di Mister Bozzi hanno reagito splendidamente nella ripresa, assediando gli avversari e raggiungendo il pareggio nei minuti di recupero con Mazzoni. Si andava quindi ai supplementari e la Valtarese, dovendo vincere ad ogni costo, continuava ad attaccare, andando per ben due volte vicino al gol. Gol che tuttavia non arrivava e alla fine dei 120 minuti di gioco il pareggio consegnava a termini di regolamento la salvezza al Cadelbosco, condannando alla retrocessione i granata borgotaresi. In seconda categoria il Compiano si è praticamente suicidato, regalando agli avversari una salvezza che sino a 10 minuti dalla fine sembrava a portata di mano. Avendo perso per 4-2 la partita d'andata fuori casa, i ragazzi di Mister Galimberti avrebbero dovuto ieri vincere con almeno due gol di scarto. Concluso il primo tempo in vantaggio per 1-0, grazie ad un rigore realizzato da Valentini al 42esimo, il Compiano iniziava la ripresa con grande grinta e determinazione. Poi, al 15esimo, inizia la serie di episodi grotteschi. Gianmarco Emanuelli, lanciato davanti al portiere, si aggiusta il pallone con la
la mano per calciare a rete. Il cartellino giallo è d'obbligo ed essendo già stato ammonito in precedenza viene espulso. Pur ridotto in 10, il Compiano non demorde e al 20° Victor Gioca viene steso in area. Ancora Valentini si incarica di realizzare il penalty, 2-0, e per il Compiano sembra fatta, anche perché la reazione del Mercury non è per nulla incontenibile. Se non che a farsi del male da soli ci pensano i giocatori del Compiano. Al 30° Victor Gioca, perso una palla al limite dell'area avversaria, cerca di recuperarla immediatamente, mancando però la sfera ed agganciando da dietro il piede del giocatore del Mercury. Giallo indiscutibile che, sommato a quello già rimediato nel primo tempo, provoca l'espulsione. A 5 minuti dal termine, in una mischia nell'area del Compiano, Besagni commetteva un brutto fallo di reazione e riceveva un rosso diretto. Sul calcio di punizione conseguente, il Mercury accorciava le distanze agguantando la salvezza. Ridotto in 8-11, il Compiano non poteva più fare granché. La partita si innervosiva e proprio allo scadere anche Altin Gioca veniva espulso. Una partita da dimenticare che ha concluso una stagione deludente. L'anno prossimo in terza categoria bisognerà ricostruire tutto. Il meteo per domani, 20 maggio, martedì, nuvolosità più consistente sui rilievi associata a piovaschi irregolari. Le temperature sono in risalita, con valori minimi tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 18 e 22 gradi, infine i venti saranno deboli. I programmi della serata cominciano intorno alle 20:45 con ultimochilometro.net, poi alle 21:15 c'è musica nell'aria e a seguire il nostro TG. Grazie a tutti per essere rimasti con noi, vi auguro come sempre un buon proseguimento e il TG L'Informazione tornano domani. Arrivederci.